sono Davide Brunato, lavoro alla SISA di Trieste. La SISA è una scuola internazionale paragonabile, diciamo, alla scuola normale di Pisa come inquadramento e alla Sant'Anna. È stata fondata 40 anni fa. Abbiamo tre aree di ricerca principali in fisica, matematica e neuroscienze, neurobiologia. Formiamo studenti di dottorato che hanno anche il titolo internazionale di PhD. Attualmente abbiamo circa 260 studenti. Quello che vedete è un edificio che tra l'altro era stato costruito nel dopoguerra, per fare una storia, un bel edificio. Adesso ci siamo spostati, prima eravamo a Miramare, adesso siamo vicino, diciamo, in città, sulle alture. Quello era un ospedale costruito nel dopoguerra per curare le malattie della tubercolosi. Allora, vediamo l'agenda di oggi su questa presentazione. Vi parlerò principalmente di generatori, però visto che è un talk anche orientato ai beginner, vi faccio un'introduzione anche sugli iteratori. Poi vedremo test di performance molto semplici per vedere effettivamente che le cose stanno come si dice e esempi di uso dei generatori. Se ce la facciamo a finire tutto, vi mostro anche un modulo che poi è diventato un pacchetto per fare parser di XPath, costruito, diciamo, principalmente con generatori. Partiamo dagli iteratori. Allora, tutti avrete sequenze in Python, è molto semplice la sintassi. In alternativa diciamo, si usa il for generalmente, in alternativa l'equivalente del for si può usare due metodi con un ciclo while. Questi metodi iter sono dei built-ins del linguaggio, iter e next, e attraverso si crea un iteratore che poi viene usato dal ciclo, durante il ciclo con dei next, fino a che non viene generata un'eccezione, cioè l'iteratore viene esaurito. Ma esattamente cos'è un iteratore? È chiaramente un oggetto specifico fatto per un certo scopo. Però non è che è un oggetto unico, ogni iteratore viene creato dalla tipologia di oggetto, di sequenza, di container che deve iterare e è un tipo specifico. In questo caso, se creiamo un iteratore da una lista, come vedete nell'esempio sopra, sarà un iteratore specifico per iterare le liste. Implementa questi all'interno del protocollo, il cosiddetto iterator protocol, cioè dei metodi dunder iter e dunder next che servono appunto per creare l'oggetto da iterare e per fare il successivo, prendere gli oggetti successivi. Solitamente gli iteratori tendono a esaurirsi, una volta che sono esauriti non possono più essere iterati, continuano a produrre degli stop iteration, delle eccezioni. Non sempre così, comunque. Si possono fare iteratori che non terminano mai. Un esempio di come creare nuovi iteratori, se vi servono, è creando attraverso una classe, dovete definire appunto il dunder iter e il dunder next. In questo caso è un equivalente della list iterator che ho fatto, si inizializza e poi appunto con next viene chiamato il metodo successivo fino a che non arriva alla fine della lista e a quel punto faccio fare solo degli stop iteration. Per rendere compatibile ancora con Python 2 dovete definire un next senza semplice, un metodo next normale senza dunder. Come si vede, fa la stessa cosa dell'altro, diciamo. Si può iterare all'infinito. Questo, ad esempio, è un cycle iterator che c'è anche nelle librerie, ma si può appunto prendere una sequenza e continuare a generare iterazioni su quella sequenza senza terminare mai. Questo è il caso, quindi è abbastanza semplice costruire degli iteratori nuovi e si usano classi. Non è necessario avere un iterabile per creare un iteratore, potete ad esempio creare delle sequenze degli iteratori con in questo caso le sequenze di Fibonacci
che si basa su un valore iniziale eventualmente, oppure in questo caso a un init di base parte dall'inizio. Questa non si ferma mai, quindi chiaramente non posso cercare di materializzare questa cosa, mi creerebbe qualche problema. Però vedete che qua fa appunto, posso iterarne i primi 13 valori, poi l'iteratore mantiene il suo stato e potete prendere successivi valori anche successivamente se vi servono. Abbiamo Python diciamo, molti iteratori built-in, li potete trovare, molto utili, sono definiti nella libreria Iter Tools. E insomma, qua c'è un esempio. Ci sono anche delle funzioni built-in, come ad esempio map, filter e range, che permettono in Python 3, ad esempio, sono state trasformate in funzioni che restituiscono poi un oggetto iterabile o un iteratore. Vedete, ad esempio, in Python 2, appunto, restituiva. Il filter restituiva una stringa, in questo caso, la stessa stringa che era dello stesso tipo. In questo caso, invece, con Python 3 restituisce un oggetto che poi può essere iterato. Passiamo ai generatori, che è, diciamo, il succo di questa presentazione. Per capire, appunto, questa è una figura di insieme che ho preso da un'altra presentazione, che vi fa vedere dove si connettono, diciamo, i generatori. I generatori sono un generatore è sempre un iteratore, però è una cosa diversa. Non viene generato da una classe, viene generato attraverso una funzione. Si dividono in due tipologie. Abbiamo generator expression, generatori di espressioni semplici, e funzioni generatrici che sono un po' più, diciamo, si possono customizzare molto pesantemente. Vi faccio degli esempi sulle generator expression, sono simili alle comprehension, le list comprehension, anche quelle per insiemi e dizionari, caratterizzate dalle parentesi tonde in questo caso. Vedete che assegno a una variabile generatore, è una tipologia, un generator object, viene creato e poi appunto posso anche questo include metodi iter e next per poterlo usare nell'iterazione. Come una list comprehension posso mettere anche delle condizioni e posso annidarli con la stessa sintassi. Se passate espressioni, le potete passare a delle funzioni, in questo caso una built-in di somma che fa la somma, potete anche omettere le parentesi in questo caso. Se l'argomento unico della funzione vi permette Python di omettere le parentesi. E in questo senso, come in altri casi, le tonde sono in qualche maniera assimilabili a dei delimitatori. Cioè lui capisce che quella è una funzione generatrice dalle tonde, le potete anche omettere, e dal fatto che c'è un for. Andiamo a vedere quello che è, secondo me, la parte più interessante, almeno per quello che ho usato io recentemente. Allora, le funzioni generatrici sono caratterizzate dal fatto di avere di ritornare valori usando il costrutto yield e non il return. Ma la sintassi di una funzione generatrice è assolutamente identica a quella di una funzione normale. In Python, ecco, questa è una semplificazione che in altri casi, in altri linguaggi magari non c'è. Python le definisce in maniera assolutamente simile. Vedete l'equivalente rispetto alla classe di Fibonacci che avevo mostrato prima. La stessa cosa l'ha fatta con una funzione così. Quindi creiamo fib, diciamo chiamando la funzione Fibonacci,
E lui crea un oggetto che è sempre un generatore, che è sempre un oggetto iterabile da cui si possono ricavare gli stessi valori. Però vediamo un attimo la struttura del generatore. Cioè, il generatore alla fine tu lo definisci ed è comunque all'inizio, prima di chiamarlo, una funzione. Chiamiamola normale, vista come funzione normale. È solo quando la chiami che lui crea l'oggetto da generare, l'iteratore che sta dentro. Vediamo appunto, ci sono i metodi dunder, iter, dunder next che servono per creare poi l'iterazione. In generale, iter per quanto riguarda i generatori, se viene appunto poi richiamato nuovamente. E restituisce il generatore stesso. Perché? Perché è già in se stesso un oggetto che è un iteratore. Non è un iterabile che devi trasformare un iteratore, c'è questa differenza. In questo caso, appunto, se uno continua a chiamare iter su un generatore già creato, continua a restituirti lo stesso. Nelle funzioni generatrici si può usare anche il return insieme allo yield, però non bisogna passare argomenti. In questo caso il return non restituisce non come nelle funzioni normali, ma genera solo lo stop iteration finale. Diciamo che fa un generator exit in qualche che è una cosa analoga. Vediamo qui appunto un esempio fatto per mostrare appunto come viene poi intercettato lo stop iteration all'uscita del generatore. L'uso del generatore si fa alla stessa maniera di come si usano gli altri iteratori e comunque le sequenze nei cicli for. Principalmente appunto sempre il cycle for lo strumento migliore, dipende ovviamente dal tipo di iterazione che bisogna fare. Si può materializzarli facilmente su strutture date, ad esempio in questo caso basta chiamare il costruttore list col generatore, lui capisce che deve materializzare quella funzione. In questo caso ovviamente non è un Fibonacci che va all'infinito, ma gli ho messo un limite. Anche qui è molto comodo, puoi usarli magari vedete sotto il costrutto list compression, dove poi gli applico una condizione e uso direttamente la funzione che mi fa quello che mi serve, che mi genera i valori, e diciamo una list compression abbastanza chiara poi da capire. Una cosa molto utile, diciamo, si fa anche in generale con gli iteratori, però con i generatori viene molto spontanea, le funzioni generatrici, è quello di concatenare. Ad esempio, se io creo un'altra funzione generatrice che filtra i valori, prende solamente solo i numeri dispari. E posso applicare facendo appunto la chiamata doppia e lui diciamo ottieni quello che vuoi in maniera molto semplice. Stessa cosa appunto con altre chiamando con interno una generator expression. Allora, vediamo altre cose che io non ho usato ancora, che però possono essere utili in determinati contesti. Da Python 2.5 sono disponibili, è possibile interagire con i generatori passando dei valori o passando, diciamo, generando delle eccezioni. E in certi casi, appunto, può essere utile per creare dei meccanismi, delle coroutine, cose più complesse. Nel mio caso per ora non c'è stata la necessità. Python 3 e i generatori aggiunge un costrutto che si chiama yield from per fare una delega a sottogeneratore, sostanzialmente equivalente a un cycle for, vedete
nella prima funzione in alto, dove poi si rimandano i valori alla funzione chiamante. In questo caso permette di semplificare il codice con chiamate più diciamo, ristrette. In Python 3.6 ci sono anche generatori per la sync. Vediamo due test di performance su queste cose. Allora, ho fatto un setup usando il timeit, un numero alto come l'unicode, il numero massimo unicode per fare dei test. E ho creato una funzione che richiama il timeit e run al test. Allora, chiaramente vediamo lo speed rispetto ai built-in. Se avete, come al solito, un built-in in Python, è meglio che usate quello piuttosto che creare delle funzioni custom. Però, rispetto a liste, cioè, se nel caso banale, magari la lista potrebbe essere equivalente dal punto di vista delle performance di velocità, appena avete da costruire liste con un minimo di aggiunte con l'append che dovete fare delle elaborazioni un po' più complesse, il generatore dovrebbe diventare molto preferibile. Insomma, vedete il secondo numero dei test che ho fatto, del test in questo caso, il generatore comunque risulta più veloce perché non deve con l'append fare tutta una serie di call che sono più costose. Lo yield risulta, il passaggio del contesto e il richiamo del generatore risulta molto più veloce. Risparmio di memoria, anche qui dei test semplici, basta vedere insomma l'incremento. In un caso, se devo generare cose molto grosse in lista, può essere corposo e chiaramente questa la memoria viene anche poi liberata, però ha un costo a livello di garbage collector e di CPU. Nel caso del generatore, l'incremento può essere poi può essere utile come risparmio di memoria indiretto. Significa che in certi casi non hai alternative e magari il generatore ti riesce a risolvere un problema che altrimenti non riusciresti. In questo caso è una issue che un utente mi aveva aperto sul pacchetto schemi che ho presentato l'anno scorso, sempre qua al PyCon, in cui dovendo implementare una gestione di un subset Unicode completo, usare un set non era certamente il metodo più economico. Allora, usando, diciamo, le classi della collection, un mutable set, cercando di fare la simulazione del comportamento del set, sono riuscito a farlo attraverso i generatori. La velocità è abbastanza buona perché metto delle precondizioni a come questo oggetto viene costruito e risolvo il problema che avevo che mi serviva appunto l'elaborazione del subset Unicode. Risparmio di codice, qua visto che la presentazione si riferisce al rasoio di Occam, questa è una, diciamo, delle enunciazioni di questo principio filosofico. Diciamo che appunto non sempre il generatore può risolverti tutti i problemi, però ci sono tanti casi in cui risparmi veramente un po' di codice anche più comprensibile dopo quando vai a ricostruire, proprio perché la sintassi è molto simile a quella delle funzioni, identica praticamente. Quando vai a rivedere il codice non hai nessuna difficoltà a riprendere in mano l'algoritmo, diciamo. Bisogna resistere però anche alla tentazione di dire ok, qua risolvo tutto con i generatori, perché ci sono delle situazioni anche in strutture, io ho avuto, dovendo elaborare schemi, strutture dati annidate, in cui magari in certi casi bisogna cercare di usarle in maniera intelligente, non cercare magari sempre di generare tutto. Non è sempre, infatti ho una funzione che
che va, però mi sono accorto per decodificare i gruppi degli schemi XML che però mi sono accorto che probabilmente si riesce a costruire in maniera più semplice, non usando in quel caso un generatore, ma un sistema un po' diverso. Però se iniziate a usare, soprattutto se avete strutture, dati, alberi, grafi, dove dovete magari percorrere tutta una serie di nodi senza dover sprecare memoria, è probabile che vi ritroverete ad avere un'API delle vostre classi, del vostro codice, in cui il numero di generatori rispetto ai getter, cioè quelle funzioni che vi restituiscono magari una lista di valori che vi serve, è preponderante o comunque è maggiore. In questo caso, per gli schemi, ad esempio, ho dovuto anche implementare, e vedremo magari anche dopo, alla fine, sull'esempio XPath, i metodi che sono tipici dell'Element3, cioè l'iterazione. L'iter dei children e l'iter find e il find, ad esempio, che qua non ho messo perché però è simile. Allora, vediamo qualche esempio d'uso tipico, semplice. Allora, quando abbiamo sequenze annidate e dovete, diciamo, lavorare senza dover costruire magari strutture co più complesse dovete percorrerle, molto più diciamo ragionevole fare magari una doppia interazione poi generando i valori e vedete il codice sono 3 righe veramente e vi tira fuori tutti magari i valori che stanno a secondo livello. Molto utile se dovete appiattire delle sequenze in certe configurazioni, magari avete cose in configurazione annidata, qua dovete appiattire una sequenza. Allora fate una funzione ricorsiva che lo fa. Ovviamente poi dipende dal tipo di dati e sequenze che avete. Una cosa che ho visto usata e ho usato anch'io nel pacchetto schemi è quello di usare anche come funzione di validazione. Cioè c'è un errore, io faccio la generazione dell'errore. Poi magari sai, ho visto che non è un intero dove dovrebbe essere un intero, però a quel livello non ho tutte le informazioni che mi servono. Intanto rimando l'errore come errore di decodifica e poi a livello superiore magari gli allego l'elemento. Quindi poi l'errore magari viene fatto erase quando al momento opportuno. L'esempio di XPath, allora, l'avevo messo nell'abstract del talk. In realtà, quando ecco, parto dall'inizio, l'anno scorso ho presentato il pacchetto schemi e tra i to-do c'era quello di fare XPath. Se chi c'era magari si ricorda. E non era una robina da poco perché una questione era anche che poteva servire se dal file XML dovevo decodificare una parte, poter fare l'XPath sia sullo schema sia sul file XML che deve essere validato dallo schema, decodificato dallo schema. Quindi XPath per gli schemi XML serve XPath 1 per completare la versione 1 dello schema e il 2 anche per lo schema 1, XML schema 1.1 perché poi l'XML XPath 2 è sostanzialmente rispetto a XPath 1 un XPath dove includo altre strutture tipo if e for e soprattutto un metodo di connessione e codifica e validazione di dati rispetto a schemi. Quindi era implicito. Le alternative non c'erano e quindi ho cercato di costruire partendo
da quello che ho trovato disponibile, soprattutto nella libreria standard Element Path, qualche suggerimento che l'autore aveva lasciato, cercando di costruire un modulo. Il modulo fino a gennaio era un modulo, dopo gennaio, dopo l'abstract, siccome ho detto, bah, bisogna che faccio, dovevo andare avanti con l'altro lavoro, alla fine è diventato un pacchetto, perché chiaramente può essere utile anche all'esterno del pacchetto schemi. Ho deciso, vediamo insomma se può essere utile così. È diciamo, un pacchetto che funziona sia per la libreria, dovrebbe funzionare, insomma, la libreria standard di Python, la Element Tree, e anche per LXML. In LXML c'è l'1.0 già, e l'ho usato per confrontare i miei valori con quello che c'è nei test. Non c'è però il 2, e quindi potrebbe anche essere utile anche lì. Il cluster di Pratt, per farlo, come l'autore della libreria Element Path suggeriva, aveva suggerito di usare un parser di tipologia top-down, diciamo esattamente, è in un articolo di un professore del MIT, Vaughan Pratt, è un articolo di più di 40 anni fa, però stranamente non è un Pratt molto usato. Diciamo, viste alcune implementazioni, viste alcuni suggerimenti, ho deciso di usare questa metodologia. Se volete avere più dettagli su questa tipologia di parser, potete vedere nel link che c'è sotto. Poi pubblicherò nel pomeriggio le slide, quindi potrete trovarlo anche lì. È un parser top-down che però usa un metodo di Paisy, diciamo, che chiama Binding Power, per evitare, diciamo, per risolvere quei problemi di precedenze. È molto semplice, una volta implementato, è molto semplice da utilizzare. Si basa sul meccanismo del token, che include il suo parsing per se stesso, diciamo, e poi fa salvataggio del simbolo e del valore specifico. Ad esempio, per una stringa è un simbolo standard che magari si mette per fare il riconoscimento che si tratta di un simbolo stringa. Il valore è il valore interno del literal della stringa. Allora, per costruirlo, io, diciamo, ho preso questi esempi che ho trovato, insomma, in rete, uno anche per JavaScript, JLint, mi pare che si chiami. E poi li ho elaborati come meglio poteva andarmi con Python. Un motivo, perché comunque dovevo costruire sia un parser per XPath 1 e contemporaneamente un parser per XPath 2. Non volendo riscrivere tutto, siccome è un'estensione, ho cercato di usare un metaclassi o comunque una struttura classi e creare dei token per ogni classe, seconda che si trattasse del parser 1 e parser 2. Poi è servita anche una classe per il contesto dinamico, mentre il contesto dinamico di XPath, mentre il contesto statico era direttamente implementato nel parser. Vediamo qua quali sono i metodi che usa un parser di Pratt e quelli che di base usa, diciamo, due metodi. Una si chiama null denotation. E per standard, per fare il parsing dei token di XPath, quello è quello che ho definito come standard, ritorna semplicemente se stesso. Poi c'è il left denotation, che è quando tu hai una produzione, hai un token che deve guardare a sinistra, quindi devi passare il valore del token che sta a left, che sta a sinistra. Poi c'è un classico metodo di valutazione che nel caso dell'XPath gli fa tornare la lista di quello che è l'altro metodo, cioè di selezione. E selezione sono tutti dei generatori, sostanzialmente. Perché comunque XPath lavora molto a liste, a sequenze, e quindi il select ti permette di creare la sequenza. Se vuoi materializzarla, come nel caso di funzioni XPath, ritornano un valore, non ritornano spesso, diciamo, una sequenza.
oppure che hai magari, sì, no, in generale con le funzioni, devi appunto materializzare e valutare. C'è poi il contesto che può essere anche opzionale perché le funzioni XPath possono essere valutate anche se il contesto dinamico in certi casi non c'è. Faccio vedere come poi alla fine, usando anche i decoratori in questo caso, si può definire, in questo caso, per definire l'operazione di moltiplicazione. È abbastanza semplice, nel senso se il contesto c'è o non c'è, io posso comunque chiamare l'evaluate della parte del token che sta a sinistra e quello che sta a destra. Poi sarà quello a restituire un valore, potrebbe essere appunto dato in un'altra situazione. In questo caso, ad esempio, fatto sempre con il generatore, devo in qualche maniera, in certi casi, anche materializzare, non sempre è possibile, perché quando devi rispettare un ordine, devi comunque cercare di materializzare i valori e poi riutilizzarli rigenerando, cioè a un certo punto materializzo e poi perché questo qui è un select, devo rigenerare i valori come un generatore. Però diciamo che questi, poi se qualcuno è interessato, vuole vedere il pacchetto, insomma, vedrete che tante singole token, tante singole operazioni sono definite con poche righe di codice. Questo per XPath 2, un po' più complesso, il ciclo for, come viene realizzato alla fine. Cioè, dopo ci sono i metodi del parser, che se uno approfondisce il parser di Pratt vedrà che sono metodi per passare l'espressione, per andare avanti sul simbolo successivo, però poi uso l'iter tools qua di Python per praticamente creare il prodotto di tutti i generatori tra di loro e generare i risultati in maniera coerente. Però per fare un ciclo for con tutte le opzioni che XPath prevede, cioè non sono tante linee di codice. Questo è l'if simile, in questo caso ho dovuto mettere un evaluate perché l'if può anche essere valorizzato in un contesto statico senza il contesto dinamico e allora un evaluate mi ci voleva. Però sono simili, non è che sia, vedete, fa il parse, deve, quando entra nell'if, dopo l'if deve trovare una parentesi secondo XPath. Poi vede che c'è un'espressione, questo è il parser di Pratt che fa tutte queste cose, poi deve trovare un'altra parentesi, il then, less, sempre l'espressione, però è molto semplice, il parser di Pratt unito ai generatori permette di semplificare le cose. Se avete domande, scusate se non ve l'ho detto all'inizio, se avete domande sono qua appunto per rispondervi, oppure potete anche contattarmi agli indirizzi che trovate lì sulle slide. Vediamo se riesco a fare una piccola demo, ma insomma, abbastanza pochetto. Intanto ci sono domande, avete qualche Sì, cosa? ci sono domande. Ditemi pure. Vabbè, direi di continuare. Poi. Allora, qua mostro una mini demo che ho preparato prima con Jupyter, vediamo se si vede, no? Sì. In questo caso uso Element3. Element3 ha il suo XPath, scusate, l'XML. Ha il suo XPath, però io uso il mio. In questo caso è un esempio che ho preso dal pacchetto schemi. Vedete qua ci sono un tag ve veicoli, all'interno ci sono macchine, bici e voglio estrarre delle parti. Allora, se voglio estrarre tutte le macchine, costruisco dove vedete
l'albero tirandolo dentro, poi applico alla root dell'albero, applico il path e lì devo passare anche in namespace perché deve esserci una mappatura. Nell'altro caso, secondo esempio, questo qui tira fuori il path dice che devo andare a prendere la seconda macchina tra quelle della lista delle macchine, che poi è la stessa se applico la funzione last. Quindi funzionano anche le varie funzioni XPath, dovrebbero andare come si chiama? Sì, comunque il costrutto parentesi quadre permette di fare adesso non mi viene predicato, ecco, nel predicato puoi mettere last come quando c'è il matching tra l'elemento XPath parte da 1 per il conteggio, non da 0, diciamo come le liste in Python. E se voglio fare l'elenco di tutti i nodi, applico il descendant e lui mi trova tutti i nodi dell'albero. Questo l'ho pubblicato qualche settimana fa, vediamo se ci sarà qualche riscontro. Per il pacchetto schemi c'è stato, e poi appunto l'interazione con gli utenti, anche le necessità del gruppo che devo seguire, diciamo, hanno permesso di fare questi passi avanti. Volevo completare anche includendo gli XML schema 1.1, e quindi XPath 2 è necessario. Ho terminato, se avete domande sono qua. Piccola domandina tecnica. Prima hai fatto vedere una funzione, diciamo, due yield di fila. Ecco, Sì. mi chiedevo, ma prima mi genera tutti i dati della prima riga, poi della seconda, o mi genera coppie di valori? No, lui genera un singolo valore, restituisce il controllo alla funzione chiamante, da dove la chiami, poi quando tu fai next, nuovamente nel tuo ciclo, o lo puoi fare manualmente col built-in next, lui ritorna al generatore nel punto in cui avevi chiamato e fa l'istruzione successiva e quindi genera poi un successivo valore. Quindi quando le funzioni generatrici sono... Soprattutto se devi generare sequenze, come ho dovuto fare in XPath, sono molto comode perché puoi anche generare due valori. Nel pacchetto schemi per fare certe validazioni, magari quelle che poi devo anche rivedere, che forse si possono fare in altra maniera, però spesso sei molto, come dire, vai nel dettaglio, cioè voglio mandare indietro il valore decodificato, faccio yield di quella cosa lì. Poi però gli voglio mandare un segnale, qualcosa, e gli mando dietro magari un intero o un errore, se c'è un errore. Vai molto sul fino, cioè con lo yield e il controllo che passa e ritorna al generatore, veramente puoi costruire cose in maniera molto... Ecco, il fatto poi di avere, penso che andrò a sperimentare anche il meccanismo enhanced a cui puoi passare anche dei valori di ritorno al generatore, vedere, insomma, puoi veramente lavorare di fino e non è difficile poi ricostruire il tuo algoritmo, non è che va a complicare il tuo codice, in molti casi a me l'ha semplificato. Grazie. Altre domande? No, in realtà è una semplice domanda al volo. Quando scrivi yield from di fila con i due generatori, quando il primo finisce e fa stop iteration, parte il secondo yield from o viene comunque Sì, l'eccezione? no. In quel caso lì è come se tu facessi il for, torniamo indietro magari, il for, perché tu stai richiamando un altro sottogeneratore, no? Yield from fa una delega al sottogeneratore, che può essere un oggetto, un sottogeneratore o anche appunto un oggetto iterabile.
e quindi lui delega, cioè come se facessi il ciclo for dai valori presi qua, faccio yield tante volte. Il yield from invece fa con una sola chiamata quell'operazione lì. Può essere in certi casi, io ho dovuto mantenere la compatibilità con il pacchetto schemi con Python 2, quindi non è ancora potuto usare. Però ho visto che sono un po' più veloci anche rispetto, se devi fare in certi casi avrei potuto mettere yield from, andava, era più semplice il codice, e quello non è solo modo per usarlo, appunto poi anche in connessione con i generatori aumentati che appunto che puoi passare valori anche con yield from, insomma permette di ridurre un po' questi passaggi, no? Lo puoi fare già se tu, cioè se tu hai ad esempio una funzione che ti ritorna un generatore, in certi casi avevo magari che mi ritornava un solo generatore, allora potevo anche evitare tornandoli il generatore generato dalla funzione con un return, ma in questo caso quando hai tante cose, hai tanti sottogeneratori da percorrere, lo yield from ti semplifica e ti velocizza un po' le chiamate. Altre domande? Salve, grazie per la presentazione. Element Tree e l'XML hanno anche dei metodi un po' semplificati che non prendono per forza delle query XPath. Cioè hanno un'interfaccia un po' più semplificata. Volevo sapere, questo invece accetta soltanto query XPath? Allora, questo è fatto per XPath, per il select. Poi lo puoi implementare per gli schemi, ad esempio ho definito un mixin che ho chiamato element path mixin, che definisce le classiche iter children, io ho aggiunto perché mi serviva anche quello per certe cose, che poi ho applicato allo schema, applico allo schema e gli elementi, i componenti elemento dello schema. Allora lì riesco a fare tutta la selezione in maniera con le stesse chiamate. E, però insomma lo puoi usare, questo l'ho estrapolato una volta creato il pacchetto, un paio di settimane fa ho adeguato il pacchetto schemi che usasse questo, però il modulo che c'era prima era simile. L'unica cosa che qui ho sviluppato un po' di più il parser XPath, l'ho sviluppato in maniera, perché poi magari può anche tornare utile col lavoro che sto facendo insieme agli scientifici, se c'è da parsare qualcos'altro si può anche provare a sperimentare il parsing per generare magari del codice insieme a dei template, se serve. Ci sono altri, loro parlano di Fortran, c'è già un parser per Fortran. Però dovessero trovare qualche difficoltà, magari posso fare delle prove e vedere cosa mi viene fuori. Per i path sono, cioè, veramente, al di là che poi approfondendo trovi dei dettagli, anche XPath 2, chi lo conosce bene, che sì, bisogna andare veramente nei dettagli, però l'implementazione a un certo punto col parser di Pratt risulta molto semplice se hai un'infrastruttura che ti funziona. Quindi conto anche di riusarlo, se qualcuno magari vuole provarci mi può chiedere, può essere utile, possiamo vedere di discuterne, insomma. È un primo esempio, non viene molto usato, però anche secondo me è giusto anche sperimentare. Grazie. Altre domande? Volevo chiedere come mai il parser di Pratt e non un compilatore di compilatori, per esempio Yak con output Python, per esempio. Ma, se l'hai visto. Guarda, io ho seguito i suggerimenti dell'autore della libreria Element Path di Python, che richiamava a un parser, un esempio fatto da Douglas Crockford, che è uno sviluppatore del core di JavaScript, che aveva sviluppato appunto una metodologia di Pratt, aveva costruito, mi pare, adesso non vorrei, perché non l'ho rivisto, però ha fatto un validatore di JavaScript online che trovate, mi pare sia, magari lo aggiungo sulla slide, un link e poi dopo ve la pubblico lì per non dir cavolate.
E quella metodologia è poi stata fatta anche, altri hanno fatto degli esempi nel link che vi ho messo delle slide, ecco lì lo trovate, quindi il link di una presentazione che c'è stata esattamente un anno fa, in un'altra conferenza di Python, lì fanno un esempio un po' diverso, io ho cercato di metterlo come mi andava bene, perché dovevo fare parser 1. E poi senza diventare pazzo, importare in una seconda classe per creare un parser più grosso, quindi importando tutti i token della prima, ma creare un ambiente che non mi vado a confondere appena cambio un po' il contesto. Loro avevano fatto un esempio più semplice per la presentazione, ma è sempre valido, insomma, per capire come funziona. È un'idea, io credo la svilupperò perché ho visto per Fortran provare anche a vedere quanto complesso può essere la questione, perché ad esempio i fisici con cui interagisco devono parsare delle funzioni Fortran e poi produrre del codice diverso in caso che debbano, se non ricordo male, appunto andare su CPU o su GPU, quindi devono fare una serie di elaborazioni. Però se non parsi bene, dopo bisogna vedere se il parser che stanno usando è flessibile da permettergli di fare le produzioni con un template, magari in maniera più flessibile. Qui posso crearmi i metodi che voglio, senza molta difficoltà. Ok, se avete altre domande potete, penso, farle più Certo, tardi. grazie. Ora c'è la pausa pranzo, ci rivediamo alle 14:45.